Ciao a tutte ragazze e ragazzi, oggi ho deciso di deliziarvi con una nuova ricetta salata. Andrò a preparare tra un istante la treccia danese, è molto versatile, si adatta a tutti i tipi di ripieno, è perfetta come antipasto, come piatto unico per cena oppure per un buffet. La treccia danese è molto golosa e piacerà a tutti. Ora vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare per la base, vediamo un attimo quali sono. Occorreranno 700 g di farina Manitoba, io andrò a utilizzare la farina dell'azienda Rosignoli Molini, 3 uova intere, 50 g di strutto, 2 cucchiaini rasi di zucchero semolato, 20 g di burro morbido, una bustina di lievito di birra, 2 cucchiaini di olio d'oliva, 2 cucchiaini rasi di sale e 150 ml di acqua tiepida. Se l'impasto risulterà un pochino duro, vi consiglio di aggiungere un altro pochino d'acqua, aggiungetela sempre poco alla volta. Queste sono le dosi per due trecce danese, se ne volete realizzare una dovete dimezzare le dosi. Vi mostro ora gli ingredienti che andrò a utilizzare per farcire la prima treccia. Utilizzerò 200 g di zucchine trifolate, 150 g di asiago tagliata a cubetti e 150 g di speck a fette. Per farcire la seconda treccia andrò a utilizzare 200 g di scamozzine affumicate, 150 g di olive nere denocciolate, 100 g di passata di pomodoro e 150 g di prosciutto cotto. In una ciotola verso la farina, lo zucchero, le uova, il burro, lo strutto, l'olio e il lievito e incomincio ad impastare aggiungendo poco alla volta l'acqua. Per ultimo aggiungo il sale. Lavoro tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto morbido e omogeneo. L'impasto è pronto, lo copro con un canovaccio e lo lascio lievitare al calduccio oppure sotto una coperta fino a quando il volume non sarà triplicato. Il panetto ha triplicato il suo volume e ora l'adagio sulla spianatoia e lo divido in due parti. In questo modo otterrò due trecce. Con l'aiuto del mattarello stendo la prima metà del panetto e ricavo una sfoglia spessa circa 3 mm. Con un coltello ritaglio la sfoglia e ricavo delle strisce. E ora incomincio a farcire. Naturalmente potete farcire le trecce a vostro piacimento. Vi mostro ora come realizzare la treccia. Innanzitutto ripiego per primi i due bordi delle estremità e poi incrocio le strisce.
e ora realizzo con l'altra metà del panetto un'altra sfoglia, la ritaglio e la farcisco con il secondo ripieno. Adagio le trecce in una teglia da forno, alla base ho inserito la carta forno. Con l'aiuto di un pennello da cucina spennello le trecce con l'uovo sbattuto. E ora faccio lievitare le trecce per 30 minuti. Le trecce ora sono pronte per essere infornate. Metto la teglia in forno e lascio cuocere a 200 gradi per circa 30 minuti. Il forno deve essere precedentemente riscaldato. Le trecce sono state cotte e ora sì che possono essere degustate. Vi mostro le mie due varianti. Buon appetito e alla prossima!